Una giornata di musica non stop al Conservatorio Casella per celebrare la festa della musica che ogni anno si festeggia il 21 giugno all'ingresso dell'estate. Musica di ogni genere protagonista del solstizio d'estate, con spettacoli e tante attività tenute dagli allievi e dai docenti del Conservatorio e dalle scuole di musica e teatro cittadine. A salutare la giornata il presidente Nazareno Carusi e il direttore Claudio Di Massimantonio. Una giornata pure all'insegna della solidarietà. Ogni volta che noi sogniamo, ogni volta che guardiamo il mondo, ogni volta che tocchiamo l'infinito di una ruga o di un sorriso anche, sovviene noi una musica. La musica è parte di noi, la festa della musica è dunque la festa di noi stessi. Il conservatorio, dove la musica si studia, dove la musica si fa, lasciatemi dire così, non può non partecipare e non può non cogliere l'occasione per essere insieme a tutte le realtà musicali della città dell'Aquila, che è una città musicalissima per la sua storia, per la sua gente e per la sua bellezza. Quest'anno il motto della festa della musica è proprio vivi la vita. Dopo quello che abbiamo passato con la pandemia, c'è volontà, voglia di riprendere l'attività come era prima. Una lunga giornata di musica, come è giusto che sia, perché nel giorno del solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'estate, tutte le attività sono all'interno del conservatorio, coinvolgendo anche strutture e anche scuole del circondario, del territorio e tra l'altro quest'anno anche il Teatro dei 99. Abbiamo ovviamente, siamo ben onorati di poter dare questo sostegno alle popolazioni alluvionate che, come abbiamo fatto tra l'altro per l'emergenza terremoto Turchia e Siria, anche in questa giornata abbiamo pensato di esprimere la nostra solidarietà a queste popolazioni.